Bambini, forza, correte! Noè sta per chiudere il portellone dell'arca. Ormai ci sono tutti: Minsuri, il leone, il topo, le formiche, le colombe e i gatti. Mancano solo le lumache. Ma dove sono finite? Ah, eccole lì, che avanzano lentamente, sempre le ultime ad arrivare. E voi vi siete mai chiesti perché le lumache sono lente? No? Beh, allora è il momento di scoprirle insieme. Perché in fondo Dio ha dato ad ognuno di noi un dono speciale, ed unico, anche la lentezza. Ribelle come una lumaca. C'era una volta delle lumache che vivevano in un piccolo spazio all'interno di un prato, pieno di fiori che spargevano nell'aria i loro petali. Erano chiamati Dente di Leone e proprio per questo il loro villaggio si chiamava il Paese del Dente di Leone. Il villaggio era quindi un posto assai speciale. Le lumache però non avevano un nome proprio e si chiamavano fra loro semplicemente lumache. Immaginate la confusione. Accettavano tutte di essere l'animale più lento del mondo e sapevano anche che la loro lentezza le rendeva molto vulnerabili. Infatti, in caso di pericolo, non avrebbero potuto né difendersi e neanche scappare. E per questo motivo avevano molto paura degli esseri umani, che avrebbero potuto calpestarle in qualsiasi momento. Fra di loro, però, c'era una lumaca che voleva sapere i motivi di quella lentezza e soprattutto voleva avere un nome. Un giorno la lumaca sentì due lumache più anziane che parlavano del gufo, che viveva fra le fronde del faggio più alto. Era molto saggio e sapeva ogni cosa. La lumaca decise di chiedere proprio a lui il motivo della loro lentezza e sempre lentamente si incamminò verso la casa del gufo. Ci mise tutto il giorno e anche un'intera notte, poverina. Ma finalmente poté chiedergli: Gufo, voglio sapere perché sono così lenta. Il gufo la osservò attentamente e infine le disse: Sei lenta perché sei molto piccola e hai sulle spalle un gran peso. Tutte le cose che hai visto restano dentro di te e ti rendono molto lenta. La giovane lumaca, anche se non era soddisfatta di quella risposta, tornò al suo villaggio e qui continuò a fare domande. Una vecchia lumaca, ormai stufa della sua insistenza, esclamò: Siamo lente perché siamo nate così e solo gli umani sanno dare i nomi alle cose. Ora smettila con tutte queste domande o dovremmo cacciarti via dal nostro paese. La lumaca fu molto dispiaciuta di quella risposta e decise di andare via lo stesso e di non tornare finché non avesse trovato tutte le risposte che cercava. Camminò lentamente e a lungo fino a incontrare una tartaruga che aveva vissuto per qualche tempo con gli umani e lei finalmente le diede un nome. Secondo gli uomini, chi fa tante domande è un ribelle. Il tuo nome sarà quindi ribelle. La lumaca si sentì per la prima volta felice e insieme alla sua nuova amica, anche lei molto lenta, continuarono il viaggio. Il sole era ormai alto quando arrivarono sul ciglio di una strada e lì videro gli esseri umani che ricoprivano tutto il prato con il cemento. La lumaca iniziò a tremare per la paura. Ma la tartaruga le disse che un vero ribelle conosce la paura, ma sa anche vincerla. Ribelle prese allora una decisione. Sarebbe tornata dalle sue compagne per avvertirle del grande pericolo del cemento. Mentre prendeva la strada di casa, si rese conto che proprio la sua lentezza l'aveva fatta incontrare tartaruga. Grazie a lei ora aveva un nome e soprattutto poteva avvertire tutto il villaggio e forse salvarlo. Nel suo ritorno a casa incontrò un gruppo di formiche. La lumaca non ebbe nessun dubbio e avvertì anche loro del grosso rischio che correvano. Le formiche abbandonarono subito il formicaio e si misero in salvo. E prima del tramonto, Ribelle aveva avvertito anche i bruchi, gli scarabei e persino le talpe. Finalmente arrivò al villaggio dei Dente di Leone, ma lì nessuno volle crederle. Ma Ribelle non si perse d'animo, incitò tutte a salire sull'albero più alto per vedere con i propri occhi gli umani. Una volta scoperto il pericolo, tutte le lumache andarono nel panico. Non sapevano infatti dove andare, ma Ribelle le rassicurò.
Troveremo un nuovo paese, disse, e lentamente le lumache iniziarono la loro marcia. Ad un certo punto una di loro si accorse che stavano camminando verso gli umani ed esclamò: Un momento, ci stai guidando incontro al pericolo! Ribelle, non si perse d'animo. Nel mio lungo viaggio ho osservato gli umani e ho visto che non stendono mai l'asfalto vicino alle loro case. Noi andremo lì, in quello che chiamano giardino. Le lumache più anziane però non si fidarono e iniziarono a tornare indietro. Le più giovani invece continuarono a seguire ribelle. È vero, disse, non so quanto tempo ci vorrà o se ci saranno pericoli, ma so che il nuovo paese del dente di leone è davanti a noi e non alle nostre spalle. Riprese a camminare e le giovani lumache la seguirono. Ormai avevano fiducia in lei. Certo, Ribella aveva paura per quella grossa responsabilità, ma ricordò le parole della tartaruga. Una vera ribelle conosce la paura, ma sa anche affrontarla. Camminarono tanto finché non incontrarono il gufo, che le informò che ormai il paese del dente di leone non esisteva più. La strada per il nuovo giardino sembrava lunghissima. Ribelle aveva di nuovo paura, ma non si fermarono. Camminarono e camminarono, le altre lumache ormai avevano perso le speranze, ma Ribelle non smetteva di incoraggiarle. Forza, vedrete che troveremo un posto dove vivere. Quando finalmente arrivarono alla radura, scoprirono che era piena di brina e al centro vi era un grosso tronco. Il tronco si rivelò un magnifico rifugio. C'era un bel tepore all'interno e anche numerose erbe nutrienti da poter mangiare. Tutte le lumache si riempirono la pancia e si prepararono per il letargo invernale. Alla fine di quel periodo si risvegliarono e quando si affacciarono ai gusci, la prima cosa che videro fu Ribelle, assorta a osservare il prato. L'erba era alta e invitante, i fiori selvatici avevano colori bellissimi e sparsi ovunque i denti di leone. Hai mantenuto la parola, dissero in coro le lumache. Ci hai portato al nuovo paese dei denti di leone. No, vi sbagliate, gli rispose Ribelle. Nel lungo viaggio che ho intrapreso, ho capito che non importa dove siamo, il paese di dente di leone è dentro di noi. E lentamente se ne andò a mangiare con le sue compagne.